Nuovo video, nuova grande box dell'Enoteca Galli. Questa volta il percorso è su una delle regioni vinicole più belle d'Europa ed è la Valle della Loira. Questo grandissimo fiume che si estende per 1000 chilometri è contornato da vigneti, dall'Oceano Atlantico fino al Massiccio Centrale. Vi proponiamo 6 vini per fare un percorso nei vari comuni e nelle varie denominazioni. Partiamo dall'Oceano Atlantico. Questo è il Muscadet de Sèvremen, un prodotto che va consumato giovane, Melon de Bourgogne è il suo vitigno, splendido anche per abbinarlo a delle crudità di mare. Percorriamo poi verso il comune di Anjou, dove la denominazione di Anjou è tra le più rappresentative per lo Chenin Blanc. Questo è il Domaine Lise et Bertrand Jussé. Il percorso prosegue con dei nostri amici a La Grange aux Belles. Questo è un particolarissimo vitigno di Loira che si chiama Gros Lougris e che loro hanno ben pensato di vinificare in purezza per la loro cuvée annuale che si chiama I've Got the Blues. Proseguiamo con il conosciutissimo Sancerre, uva Sauvignon Blanc nel suo territorio nativo. Questo è il Domaine Cherrier e qui Stéphane Cherrier, talentuosissimo vignaiolo, produce una delle più belle espressioni di Loira. Però non devono mancare i rossi e difatti nel territorio di Anjou, vicino a Montlouis-sur-Loire, Marie-Lise e Thomas Batardier mettono in bottiglia anche un rosso da uve Grolot Noir. Buonissimo, pungente, indicatissimo per i vostri brasati. Ma si conclude con il più grande giovane vignaiolo di tutta la Loira per i vini rossi. Questo è Sylvain Dittier a Saumur, il suo Saumur Champigny, Cabernet Franc in purezza. Una box di 6 bottiglie studiata per voi per poter percorrere la Loira in lungo e in largo. Non fatevela sfuggire. Alla prossima!